Si vede? Sì, perfetto. Bene, ragazzi, qui Dido, oggi è sabato e quindi arriva il nuovo vlog. Allora, premessa, veloce, veloce, anche parecchio stupida. La luce oggi non so come l'ho messa, così sembra troppo bassa, però così, come potete vedere, è troppo alta e così è troppo buia. Così la terrò così, così la terrò così, è bello, eh. Ma non so come si vedrà in video, comunque che se ne frega. Altra pecca di oggi, ragazzi, la camicia. Mi dispiace, ma stavolta sono in felpa. Chiedo perdono, mi rifarò pagare con altri 3 video. Comunque, passiamo alle cose serie. La prima cosa seria di... Scusate. La prima cosa seria di oggi è che oggi stesso, proprio oggi, il canale compie un anno. Il 27, giusto? Sì, se guardo da sotto è perché c'è il computer con la data. Il 27 ottobre scorso ho aperto Did The Magic Official e oggi finalmente si compie un anno. Quante cose sono successe durante quest'anno? Non lo so nemmeno io. Milioni di let's play, milioni di giochi provati, milioni di avventure, queste cose qua così, milioni di deliri, parolacce, imprechi, risate. È stato qualcosa di fantastico. E pensare che questo è solo il primo anno. Più andremo avanti col tempo, più questa cosa migliorerà, più diventeremo grandi. Ora sì che sembra tipo pubblicità di qualche omogenizzato per bimbi. Diventeremo grandi e diventeremo più numerosi, ci divertiremo sempre di più, quindi più passerà il tempo, più sarà bello. Quindi questo è stato il primo anno, mi sono divertito davvero tanto, visto che anche voi vi siete divertiti tantissimo. Quindi non vedo l'ora di andare avanti, ovviamente, come ho sempre fatto, col delirio più totale. Questa volta ho fatto la scaletta, aspettate. Ecco qua, ho fatto la scaletta e è arrivato anche un messaggio. Così ora sono con 2 cose in mano. Non fraintendetemi, che schifo. Ok, schifo. Perché devo sempre andarmi a cacciare in queste cose? Allora, vedete la scaletta. Un anno, punto, fatto, a posto. La cosa, poi c'ho scritto cosa curiosa, che è le mie scalette sono le peggiori del mondo perché non capisco a cosa si riferiscono le cose che scrivo, però me la sono salvata qua sul computer, una fatta meglio, quindi la cosa curiosa, non è curiosa in verità, ma non sapevo che aggettivo mettere, è che ho guardato nelle statistiche del canale, ci sono le statistiche che parlano delle visite, della democra... no, della, come minchia si chiama, della, aspettate, dei dati demografici, ecco, quindi della demograficizzazione, questa parola non esiste, quindi facciamo dati demografici come c'è scritto là sotto e siamo a posto, dei luoghi di visualizzazione, bla bla bla, ecco, numeri di mi piace, di preferiti, di commenti, e sono sorte alcune cose interessanti. Vabbè, a parte quella cosa di cui vi avevo accennato, di quelle 3 donne che mi seguono dall'Arabia Saudita, va bene? a parte quello, passiamo a queste cose un po' più carine. Nel senso che, allora, questo mese siamo arrivati negli ultimi 3-30 giorni a... Aspettate che 26.781 mi piace contro 504 non mi piace. È veramente una cifra assurda. Grazie ragazzi per tutto questo supporto che mi avete dimostrato non solo durante quest'ultimo mese, ma anche in generale durante tutto l'anno che abbiamo passato insieme. Fra l'altro, in un anno arrivare a 12.000 iscritti, fra l'altro, grazie anche per quello, ragazzi, e a 2 milioni di visite, grazie anche per quello, è qualcosa di fantastico, qualcosa che non avrei mai e poi mai sognato. Quindi, grazie mille davvero per questo che state, per tutto quello che state facendo per me, ragazzi. Ah, una cosa, prima che mi scordo, riguardo la questione di salutare nei video, ragazzi, allora. Dopo che l'ho fatto la scorsa volta, ovviamente, come sospettavo, mi sono arrivate 1.000 richieste. Io non le posso esaudire perché siete davvero in tanti. Piano piano, ogni 2, 3, 5 vlog saluto qualcuno così random. Donna! No, scherzo. Però così non posso ogni volta salutare perché poi sennò tutti incominciano a chiederlo ed è davvero un delirio. Comunque la moto è tornata, come potete vedere, si vedono tipo le ruote e basta, però comunque è tornata e a grande richiesta c'era stata rivolta nella scorsa parte nei commenti, vogliamo la moto, ecco
eccola lì. Comunque, poi, ritornando ai nostri dati. Questo mese, sempre, 6.770, vabbè, qualcosa, commenti, anche questo assurdo, 215 condivisioni. Questo vuol dire che qualcuno di voi, anzi 215 di voi, sono andati nel video e hanno fatto condividi su Facebook, Twitter, qualunque cosa usiate. E 689 video sono stati messi nei preferiti da qualcuno di voi. Cioè non da uno solo, vabbè, avete capito, mi sono espresso male. Grazie mille ragazzi, veramente, questa cosa è assurda. Grazie, non posso dire altro. Non posso. E poi io bastardo che mi presento in felpa nei vlog. Lo so ragazzi, non è colpa mia, scusate, su. Poi, ultimo dato che vi vado a dire è, questo è un po' più simpatico, un po' più interessante, un po' più strano. Negli ultimi 30 mesi sono stati visti 3.575.845 minuti dei miei video. E ciò equivale a, aspettate che ci devo andare sopra col mouse, e ciò equivale a 6 anni e 291 giorni, quasi 7 anni di miei video. In questo mese sono stati visti quasi 7 anni di miei video. Come avete fatto? Grazie di davvero ragazzi, grazie di cuore, è qualcosa di assurdo, grazie davvero. Devo smettere di dire grazie, se no poi vi arrabbiate che dico grazie sempre, quindi la smetto. Poi vediamo la scaletta, cos'altro ci riserva la scaletta, scusate se non guardo in camera. Poi la questione dei saluti e basta, tutto il resto non l'ho scritto perché sono un pirla. Dunque, di cosa, vabbè, finiamo col discorso di quello un po' più noioso dei giochi. Niente di che ragazzi, andiamo avanti con Agatha Christie, purtroppo. Andiamo avanti, no scherzo, quello è bello. Andiamo avanti poi con basta, perché li ho finiti, quelli che sto facendo di dire, intendo, finiti di dire, e incominceremo a molto breve, dato che esce oggi 27, sì, 30 giorni a novembre, con aprile, giugno, settembre. Ok, quindi ottobre 30 mesi, quindi il 28, 29, 30, 30. Quando esce Assassin's Creed 30? Vabbè, fra massimo 5-6 giorni, 7-8, massimissimo 10, ecco. Incomincerò il let's play di Assassin's Creed 3. Volevo essere uno dei primi a incominciarlo, non per le visite o chissà che, perché comunque volevo avere questa, boh, volevo avere l'emozione di essere uno dei primi, che ovvio poi implica anche le visite di quelli che non sono sicuri di se comprarlo o no, ma io non parlo di quello, proprio la cosa di essere uno dei primi. Quindi fra pochi giorni inizierà Assassin's Creed 3. Poi dovete scegliere voi adesso, vi chiedo, anzi no, facciamo così, perché poi nei commenti, i commenti si intasano di commenti, io voglio questo, io voglio quello, e non voglio, lo scelgo io, che tanto poi li farò entrambi, quindi scelgo io quale fare prima, o magari li faccio anche in contemporanea. Deadlight, che è un gioco simile a Limbo nelle meccaniche, nel senso scorrimento 2D col tizio che salta, anche questo più o meno lo stile bianco e nero, nel senso che è molto scuro, anche se non è propriamente in bianco e nero, è molto più maturo, è molto più un gioco di azione, ha una trama, è molto più bello di Limbo, almeno a mio parere, ho visto dei video, non l'ho giocato, tranquilli. Direi che è sarebbe un buon acquisto per il canale, ma tanto lo farò comunque. Devo scegliere se farlo prima o dopo. Rullo di tamburi. So, ragazzi, il vero e proprio, il primo vero e proprio let's play di questo canale è stato So 2. L'ho fatto quasi tutto interamente con Rico. È tra i vecchissimi video, se avete voglia di andarlo a vedere fatelo, ma non ve lo consiglio perché facevamo ancora veramente schifo a commentare, non che ora siamo dei, però siamo già meglio di come eravamo prima. So 1 lo farò, perché così, per
Perché Saw 2 è stato uno dei let's play comunque più divertenti che ho fatto dopo Amnesia e Amnesia sì, è stato quello che mi ha divertito di più, credo. Ib e Aoni. Amnesia, Ib e Aoni sono quelli che mi hanno divertito di più, credo. Saw 2 mi ha divertito parecchio e Saw 1 credo che potrebbe arrivare a essere quello che mi ha divertito di più in assoluto. Quindi devo scegliere se fare prima uno o poi l'altro. Comunque state tranquilli, li farò entrambi. Comunque, quindi è uguale alla fine. Non mi state a scrivere sotto nei commenti di dove vogliamo prima quello, di dove vogliamo prima l'altro, perché li cancello quei commenti. Perché non ho voglia che la cosa dei commenti si intasi di messaggi io voglio quello, io voglio l'altro. Tanto li farò entrambi, quindi non state neanche a scriverlo. E basta, il vlog finisce qua. Sì. Per quanto riguarda il video, però me la godo, l'ho fatto, lo devo montare, ma glielo manderò dopo il periodo del Lucca. Minchia, il Lucca Comics. Allora, porca troia, mi sono scordato. Lucca Comics. Questione Lucca Comics, io sarò a Lucca Comics il 3, eccolo qua, e il 4 novembre, ovvero sabato e domenica, i 2 giorni finali in pratica. Andrò lì come normalissimo ospite, nel senso che vado in giro. Faccio casino in giro, mi incontro con gli altri e basta. Come normalissima persona che va, non è che ho chiesto di avere, anche perché non so se si può, comunque non voglio, non è che c'ho lì lo stand fan di dove venite, no, per niente. Anzi, non voglio neanche averci uno stand. Non so neanche se si possa, però non, anche se si può, non voglio. Vado lì come appunto ospite, vado lì in giro. Appunto, se volete venite o il 3 o il 4, oppure il 3 e il 4, fate un po' come volete, quando potete, e se ci riusciamo a mettere d'accordo, scrivetemi poi un messaggio personale su YouTube, ci incontreremo lì al Lucca Comics, quindi chiunque volesse incontrarmi potrà benissimo farlo, sia al 3 sia al 4, basta che mi avvisi prima, in modo tale che ci mettiamo d'accordo per dove e quando incontrarci. Vabbè. Quindi Lucca Comics, questione finita, vado il 3 e il 4. Siamo io, Rico, Reac, Termi e Bubi. Siamo noi 5, andiamo tutti insieme. Stiamo lì appunto, andiamo col treno, stiamo lì appunto a dormire. La notte fra il 3 e il 4, vabbè, ovvio. E niente, poi ci vediamo in giro, ragazzi. Quindi, detto questo, devo ricordarmi di scriverlo nel titolo, se no la gente stoppa il video prima. Ci vediamo, stoppo qua il video, ci vediamo nel prossimo vlog, lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage di YouTube. Bella ragazzi, ciao!